C'è una mostra che non sa da perdere in Italia fino al 28 ottobre prossimo. È intitolata Eco e Narciso a Palazzo Barberini, la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, con opere come La Fornarina di Raffaello messa a confronto con la Maria Maddalena di Piero di Cosimo, o Il Narciso di Caravaggio che rivede se stesso nell'Eco di Giulio Paolini, o ancora Il Busto di Urbano VIII di Gian Lorenzo Bernini, posto al centro tra le due grandi tele Pope e Mao, firmate da Yan Peiming. Il senso della mostra è riannodare le fila tra passato e presente. Abbiamo l'occasione, ma non necessariamente il senso, l'occasione, la riapertura di 11 sale di Palazzo Barberini, finalmente acquisite dal museo dopo 70 anni di travagli, e in questo spazio molto importante, per presentarlo al pubblico, abbiamo scelto di invitare il Maxi a ragionare con noi a un modo diverso, inaspettato, perché il pubblico, gli spettatori, i cittadini potessero scoprire questi luoghi. Ma la mostra è anche l'occasione per ammirare finalmente un capolavoro dell'architettura finora chiuso al pubblico, da 70 anni. Infatti si è conclusa una storia cominciata nel 1949, quando lo Stato italiano acquistò Palazzo Barberini per farne la sede della Galleria Nazionale di Arte Antica. Il palazzo era a quel tempo in parte occupato dal circolo ufficiali delle forze armate e finalmente è ritornato all'arte, e con lui la stupenda scala ellittica del Borromini. Tante opere, molte notissime, ma alcune anche meno note della nostra collezione, hanno suscitato delle riflessioni su, per esempio, il voyeurismo, un tema centrale nella nostra contemporaneità.